iniziare prima di tutto a un ringraziamento per la vostra amicizia, sostegno e davvero vicinanza a questa nuova missione che è nata da pochi anni, ma soprattutto al nostro istituto e ad ogni sorella. Ecco, questo ve lo sentiamo, e infatti dai saluti, dalla vivacità dei saluti si capisce senza bisogno di dirlo. Ecco, allora sono già stati silenziati i microfoni perché appunto per favorire appunto l'ascolto. Questa sera vi diciamo che poiché questa serata sarà registrata perché alcune persone che volevano essere presenti non potranno, per cui se qualcuno non ha piacere di essere registrato può chiudere il video. Questa sera per la prima volta proveremo, perché è una prova, a fare anche il collegamento Facebook e YouTube sull'indirizzo Francescane Verbo. Per cui ecco chi c'è anche questa possibilità, vediamo come va, se funziona. Ecco, per chi è la prima volta, diciamo due parole su questi incontri. Questa serata fa parte di una serie di incontri che li abbiamo intitolati Fino agli estremi confini della Terra e nascono dal desiderio di continuare quegli incontri che abbiamo fatto gli anni scorsi in presenza per zone per appunto tenere i contatti con voi, per condividere anche le esperienze, le gioie, le fatiche delle nostre missioni. Ecco, però la pandemia ci ha costrinto a farlo in un'altra modalità che diciamo si sta rivelando però anche una opportunità nuova e anche molto bella, che è il fatto di poterci ritrovare tutti insieme e anche di fare questo collegamento diretto con le nostre comunità. Abbiamo cominciato in febbraio con il Brasile, questa sera con Angola, a giugno sarà la volta della Bolivia, settembre Uruguay e poi ci sarà anche un incontro sull'Italia. Per darvi notizie. Ecco, la serata si svolgerà un po' in diversi punti, in cinque momenti. Ci sarà un'introduzione con una panoramica un pochino attraverso un video di tutte le missioni dove siamo presenti come missionarie francescane del Verbo Incarnato. Poi ci sarà un'altra parte invece dove verrà presentata la missione angolana, le nostre consorelle appunto si presenteranno e ci presenteranno le varie attività, ci faranno conoscere l'ambiente e poi un altro momento verrà presentata la casa, daremo notizie sulla la casa missionaria. E su alcuni progetti come il progetto Studenti Universitari, la mostra fotografica, e sia in questo spazio ci saranno anche momenti per intervenire, per fare domande. Poi un altro momento un pochino più lungo, proprio anche per condividere testimonianze, esperienze, chi ha desiderio di condividere, ecco, ci sarà uno spazio un pochino più lungo per questo. E poi concluderemo con alcune comunicazioni sul progetto ABC e altre comunicazioni e con la preghiera proposta dal Brasile, questa volta un ponte fra i continenti. Il titolo di queste serate l'abbiamo chiamato Fino agli estremi confini della Terra, proprio perché ci richiamano al nostro compito di portare l'annuncio del Vangelo agli estremi confini della terra e anche a creare ponti, no?
con questi mondi che ci sembrano lontani, ma che in realtà attraverso le nostre persone possono diventare vicini, essere scambio di ricchezze reciproche. E con questi incontri speriamo anche di ravvivare il desiderio di essere missionari e di continuare ad alimentare questa comunicazione, amicizia, scambio fra i diversi continenti, popoli e anche missioni. Per cui adesso passo la parola a Sor Chiara Meucci per l'introduzione e davvero un grazie sentito e buona serata. Buonasera a tutti, appunto sono Suor Chiara e stasera proviamo appunto a gettare un po' il nostro sguardo appunto un po' sulle nostre missioni nei tre continenti, appunto America Latina, Africa e anche Italia, e appunto che sono i luoghi dove vivono, dove troviamo un po' i protagonisti del nostro amore, della nostra cura e anche quindi del vostro aiuto. In varie forme, chi dona, chi aiuta concretamente in tanti modi. Soprattutto guarderemo gli sguardi di queste persone in questo tempo appunto di pandemia. Abbiamo voluto proprio sottolineare quanto è importante questo sguardo che anche attraverso una mascherina che ci copre il volto, però ci trasmette veramente, veramente tanto. E allora buona visione, adesso provo a condividere con voi questo video. Quando abbiamo fatto le prove funzionava. Funzionava, adesso lo sto trovando. Adesso cos'è questo? Scusate, non lo ritrovo nella condivisione. Avete pazienza, adesso non lo trovo più. Bravo, ecco, bravo, amore. Sono qua, mi eccola. Ora la ricerco, un attimo perché. Tutte le cuffie che ti sente meglio a casa? Ah, va bene, dai, sono che serve danni. Comunque non è che. Dopo se te vuoi vedere anche a chi altri, ti gira e ti vede chi che l'è. Chi che lei? Tu? Non è che dire mi loro. Sì, vieni qua. Vieni tu. Adesso ci sono. C'era Vai. tutto. Vai. Via. Sono Fa alto. sentire se ti sente. Sentiamo parlare. Chiediamo a chi ha il microfono acceso di spegnerlo, per favore. Ecco, grazie. Ora sono riuscito a trovarlo. Perlomeno lo vedo io. Riuscite a vederlo? Per ora no. Per ora no. No. Abbiamo appena provato. Perché l'ho aperto sul computer. Chiara, lo condivido io. Prova tu perché non lo ritrovo. Quando tu finisci le parole, sto qui, sto qui. Forse a te ne servono due sole. Sto qui, sto qui. Quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile. Nessuno ci crede, io sì. Non lo so, io.
Bellissimo. Va. Ma così mi sentono. Grazie, bello. No, non è bello, Piero. Diamo la parola alla comunità in Banza Congo. Di natura, però prova a controllare. Dove? Ciao a tutti, buonasera. Buonasera, benvenuti a tutti. Ciao. Buonanotte. 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 E buenas noches per chi segue dalla lingua spagnola. Noi abbiamo pensato sì di condividervi appunto, farvi entrare un po' nella realtà di Angola con alcuni video, con alcuni PowerPoint che vi permetteranno un po' di conoscere la realtà. Ma prima chiediamo a Sor Fatima se introduce questo video di apertura, che appunto è un bellissimo video che era stato preparato da Francesco e Francesca, che stasera sono con noi, e poi così potremo entrare nel vivo della missione. Thank you.
Amayana. Thank you.
Ecco, questo bellissimo video ci ha aiutato a entrare nel clima, speriamo abbia aiutato ciascuno di voi a quantomeno a, così, a percepire, a assaporare un po' dei ritmi della, della bellezza della vita che c'è in, questa, in questo grande continente che è l'Africa, Angola. Suor Chiara. Ci sentiamo brevemente, così perché non, non ci siamo ancora presentate, ma Suor Stefania, sono italiana, bresciana. Antonia, brasileira maranhense. Rosalie, della Repubblica Centroafricana. Sono Liliana, italiana e bresciana. Siamo contenti che tanti amici ci conoscono e anzi tanti hanno già condiviso l'esperienza con noi qui, sono venuti a, a conoscere da vicino e altri magari che appunto non, non ci conoscono. Questa è una bella occasione per conoscere la missione. E abbiamo pensato appunto di introdurvi a questo con qualche video e una presentazione che andiamo a fare all'inizio, un po' per raccontarvi la storia di come siamo, per arrivare ad oggi, un po' come siamo arrivate qui. E lo faremo attraverso un PowerPoint. Dopo voi avrete pazienza con i mezzi tecnologici, noi prendiamo un po' di confidenza, ma... Ok. Ok. Cari amici, cari amiche che siete con noi stasera, facciamo questo insieme per raccontarvi la missione oggi, ma per farlo non possiamo non ripercorrere con gratitudine i passi già dati. Ci ha portato qui l'audacia dello spirito e della nostra chiamata ad essere missionarie. Il capitolo generale. Avete spento il microfono? Hai spento il microfono? No. Stefania, devi aprire il microfono. Ci sentite? Sì. Cari amici e cari amiche, che il problema è che come fai a tirare via per aspettare? Facciamo questo viaggio insieme per raccontarvi la missione oggi, ma per farlo non possiamo non ripercorrere con gratitudine i passi già dati. Ci ha portato qui l'audacia dello spirito e della nostra chiamata ad essere missionarie. Il capitolo generale del 2014 prometteva novità che non si sono fatte attendere. Venivamo di un'esperienza. Condividere lo schermo con lei. Centro africano. Cui sono Rosalie e frutto. Durata 28 anni, con patrimonio missionario importante. L'Africa è un continente grandissimo, con una ricchezza di vita e di cultura che ci penetra dentro, come la sua musica, la danza, la terra, e che non è facile lasciare. Nel 2016 siamo arrivati in Angola, Mbanza Congo, missione proposta dai frati cappuccini perché affine con il nostro carisma.
si trova nella provincia più a nord dell'Angola, una città ricca di storia perché è capitale dell'antico regno del Congo, che legata alle proprie tradizioni ha ritardato anche il proprio sviluppo, essendo oggi una delle aree più arretrate del paese. Questo pueblo ti ha accolto con molta cortesia e abbiamo veramente imparato della gente. Il frate ti ha chiesto. I frati ci hanno chiesto di occuparci principalmente del centro di accoglienza per bambini in situazioni di vulnerabilità, da loro fondato e gestito, ma anche della scuola e della pastorale. Abbiamo iniziato la missione con entusiasmo, ma anche sentendo la responsabilità di quanto ci veniva affidato. Ci siamo messe in ascolto della realtà, cercando di osservarla, di imparare come entrare in dialogo e metterci a servizio, con quali criteri, con quali mezzi. La nostra diversità comunitaria, due italiane, una brasiliana e un anno dopo una centrafricana, si incontrava con la diversità della cultura che ci ha accolte, e questa è stata una grande sfida. Questo pueblo ti ha accolto con molta cortesia e abbiamo veramente imparato della gente, molte forme di vita e di realizzazione, molto diverso del nostro. A partire dalla coincidenza del tempo che qui è super dilatata, alla vita che ci rivolge principalmente fuori casa ed è fortemente comunitaria, dai ritmi lenti e cadenzati delle danze come della natura, al legame irrinunciabile con la propria tradizione culturale e la propria lingua. Il paese è fortemente militarizzato, porta con sé ancora i capisaldi del sistema comunista, con forte controllo sociale e politico. Purtroppo, nonostante sia un paese ambizioso e ricco, la corruzione e la disuguaglianza sociale costringono molte persone a vivere in condizioni ancora molto precarie. Qui in Bas-Congo la gente vive principalmente del lavoro del campo. I giovani fanno molto sacrificio e così il lavoro, loro famiglia, per raggiungere una formazione superiore che possa dare opportunità per un futuro meglio. Perché scusa? Molti sono impiegati soprattutto nel settore pubblico. Potremmo dire che lo Stato è ancora il maggiore datore di lavoro in Angola. Uffici pubblici, scuole e ospedali. Fa un bel dettaglio che perle. Fa un bel della scritta che perle. Di persone formate alla scuola superiore. E la nuova generazione dell'era di pace che Angola sta conoscendo.
Oggi per noi è venuto il momento di consolidare questa presenza. La casa è espressione di questo nostro desiderio. Crediamo che il Signore abbia aperto il cammino e ci abbia accompagnate passo a passo, affidandoci il presente e donandoci l'opportunità di prospettare il futuro. Alcuni giovani che abbiamo iniziato un cammino, quel desiderio di essere hermana. L'azione missionaria, nella sua dinamicità, ha avviato percorsi che oggi chiedono di essere rafforzati e consolidati. Ve li facciamo conoscere da vicino. E per chi già li conosce, per avere un po' di nostalgia. E quindi adesso vi invitiamo a percorrere insieme questi luoghi dove viviamo, le cose che gli ambienti che fanno parte, sono parte integrante della nostra missione. E partiamo dal centro di Giulianelli. Dottoressa Stefania, mentre tu prepari il video, ricordo chi ha il microfono acceso usando il telefonino che si sentono i commenti. Devo condividere, non ho ancora condiviso. Vediamo la cartella, Stefania. Aspetta. Mi lascia Stefania attraverso il fulcone di lei. Ah, sai perché devo fare qui? Devo fare qui. Stefania, lo deve aprire prima il video e dopo farlo vedere. No, io queste cose tu spero di pazienza. Ma io lo so. Sì, è preso. Se io lo apro, devo tornare a condividere. Un secondo, aspetta, non so come fatti. Sono già qua. Vedi qua. Stiamo migliorando nel prossimo incontro. No, però anche voi ci chiedete delle cose che noi cerchiamo di fare del nostro meglio, ma... No, devi aprire il video e dopo lo condividi. Ma lo faccio, ma lo apro prima, poi non mi dite che non lo state vedendo, intanto... Se ce l'hai pronto puoi farlo partire. Credo che condividi il video, anche io sto gravando ma também che liga Angola ao país RDC. Estamos apenas a 60 km da fronteira desse mesmo país. Eu estou me aproximando à entrada do centro, na qual trabalhamos as missionárias franciscanas do Verbo Encarnado. Aqui é a entrada do centro. Bem-vindos aqui em Angola. Brasil.
è tratto il francese, fondatore del centro, francese Giulianello. Noi stiamo con un progetto che ganiamo il banco PFA per la reinstallazione di tutta la parte elettrica del centro, per questo che possiamo percepire qui le scavazioni che cominciarono. Então, já demos andamento ao mesmo projeto. Ali podemos ver os trabalhadores que estão a fazer o seu trabalho. Agora eu vou me dirigir à secretaria do centro, onde nós podemos encontrar o nosso secretário. Che è la direzione del centro, e noi incontriamo il nostro secretario. Buongiorno. Passiamo al refeitorio, qui è onde as nossas crianças fazem as refeições. Não, com a liga, se a cabeça esvargar, aqui encontramos a farmácia. Encontramos um dos meninos fazendo limpeza. Aqui nós já estamos na parte externa do centro. Aqui as nossas mamães cozinhando. Nós temos alguns adolescentes ajudando as mamães a cozinhar. Aqui nós encontramos a sala de estudo, no qual os meninos estão fazendo um reforço escolar. Mano, cadê que tá mole? Encontramos as meninas lavando roupa, trabalhando. Aqui nós temos a casa de banho, que recentemente foi reabilitada com o projeto da comunidade de Assis, que nos ajudaram a realizá-la. Nós encontramos as duchas, onde as mesmas tomam banho, as mesmas meninas. Aqui nós temos a sala do pequeno, a creche, a guarderia, que foi devido à pandemia. Nós tivemos que adaptar essa sala para os pequenos. Podemos... Oi, amor! Aqui estão a brincar.
Dá um alô, dá, crianças. Tchau, é? Tchau, é. Um beijo a todas as pessoas. Vamos, um beijo. Não, Vitória, tem que ir do outro lado, filha. Vamos. Tchau. Diz tchau, Itália. Uruguai. Ecco, per raccontarvi un po' brevemente, anche perché il video era in lingua originale portoghese, quindi avete sentito anche i bambini, comunque un video che ha registrato suora Antonia vi mostrava tutti gli ambienti del centro Zulianello, questo centro di accoglienza che sta al momento accogliendo quasi 100 bambini da 8 mesi, un anno a 18 anni, maschi e femmine, e quindi è la principale attività missionaria che abbiamo qui in collaborazione con i frati. E quindi lei vi raccontava, vi ha fatto vedere un po' gli ambienti partendo dalla direzione, la segreteria e il refettorio dove consumano le refezioni tutti insieme, la cucina esterna nel cortile e poi le sale. I bambini stavano facendo mattina e pomeriggio, fanno i compiti, cioè una sala, un studio assistito praticamente. E quindi vi mandavano messaggi di ringraziamento, di saluto, così di felicità per tutte le persone che avrebbero visto il video. E poi ci sono gli ambienti, le camerate che qui non sono state riprese, ma il centro è residenziale, perciò i bambini dormono anche lì. E la sala dei piccoli, perché dal nostro arrivo non sappiamo, è stato un fenomeno interessante e curioso, ma in questi anni è aumentato il numero dei bambini molto piccoli che arrivano al centro, in percentuale sta aumentando, adesso sono quasi una decina, e li avete visti nella sala che è stata adibita a loro per gli spazi a loro riservati. Ecco. Il prossimo video è in italiano, quindi è favorito chi sta seguendo in lingua di lingua italiana e sarà un po' meno favorito chi. Chi non è di lingua italiana. Frei Danilo chegando con os meninos che stanno facendo accompagnamento medico, com a Liliana. Buon giorno, Frei Danilo. Buon dia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Come state? La irmà Antonia sta molto bene, ha voglia di filmarci. Qui sta la Liliana. Con os meninos que estão chegando do hospital. Depois vamos pedir ao Frei Danilo que passe alguma mensagem ao pessoal que vai nos escutar. Dopo aver preso le punture. Aspetta, aspetta, no, aspetta. Che prende e depois con te appagna. Sim, Frei Danilo, a mensagem para o pessoal que vai ver esse vídeo, por favor. Mensagem, não é? Così de surpresa, diciamo que auguriamo uma boa visão e que possiamo mantenerci em contato per arricchirci reciprocamente. Muitíssimas graças. Grazie a te, grazie a voi. Grazie Frei Danilo, grazie a Frei Danilo. Grazie, sempre. Grazie, grazie. Saluti a tutti. Ecco, vai aperto, va, maschera. Mostra bene, Maluca. Sì. Anche noi stiamo Gabriel e a Scimene. Scimene. Questa è la missione dei padri Cappuccini. Qui ci hanno accolto quando siamo arrivate. E per un anno e mezzo abbiamo vissuto in questa missione in attesa di trovare una casa, di trovare una sistemazione, anche se continuavamo qui
sempre, ogni giorno, la nostra attività, sia pastorale, sia al centro Zuglianello. E con i padri cappuccini vivono sempre i volontari che vengono, che sono venuti in questi anni, che vengono sia per la costruzione della nostra casa, sia per un'attività presso il centro Zuglianello. C'è un'accoglienza sempre molto fraterna, molto attenta, e credo che tutti quelli che sono passati da questa casa hanno gustato e hanno saputo anche valorizzare l'accoglienza e il cuore con cui si vive e vengono accolti in questa casa. Aqui é um pouco a visão externa da missão. Il progetto è la costruzione di una chiesa, perché il quartiere nel dopoguerra non esisteva. Adesso c'è una grande popolazione e la struttura della chiesa è importante e urgente anche. Então aqui encontramos a farmácia com a irmã Liliana. Buongiorno, irmã Liliana. Buongiorno, buon dia a todos. E benvindo na farmácia. Qui i bambini ricevono praticamente i farmaci. Le patologie più frequenti sono la malaria e la febbre tifoide. E abbiamo un piccolo protocollo. Curiamo prima i sintomi e quando la diagnosi è compiuta diamo i farmaci alle 6, alle 14, alle 22, alle 18, come prescrivono i medici. Questo è un piccolo campione di bambini che deve ricevere la mucillina, l'artemeter per la malaria, però di solito riprendono molto vivacemente subito. Questa tinta verde è stata preparata da uno dei volontari. Cerchiamo con molta semplicità, non c'è l'acqua corrente, facciamo come possiamo, ma è un luogo dove i bambini vengono spesso e volentieri anche quando non sono ammalati. Credo che i volontari hanno conosciuto questo ambiente e così cerchiamo sempre di migliorare e di fare per il meglio le cose. Apriamo qui, qui ogni bambino ha le sue medicine, ecco. Certo, non è la farmacia prescritta dall'ASL, ma cerchiamo... Però è bella! Cerchiamo di renderla accogliente. Grazie a tutti quelli che hanno collaborato. Adesso abbiamo con noi anche una giovane del luogo, perché io tra un po' devo lasciare, anche vado in pensione, ma sta facendo gli esami, e gli esami del terzo anno della scuola di infermiere, per cui sta già aiutando, e c'è chi ha collaborato anche per sostenere economicamente questa ragazza. Grazie a tutti della vostra presenza, del vostro affetto e del vostro sostegno. Siete uno dei nostri campioni. Buon dia. Grazie dei bambini del centro Zuglianello per tutto il sostegno che avete inviato, che avete vissuto, per il cibo, per migliorare la qualità del cibo, per il materiale scolastico, le uniformi, tutte le varie attività scolastiche e extrascolastiche. In più un grazie particolare per i momenti che avete sostenuto quando i ragazzi che hanno compiuto 18 anni hanno lasciato il centro, hanno fatto dei corsi di preparazione per un'attività, per un lavoro, e questo grazie al vostro contributo. Un abbraccio a tutti da parte dei bambini, grazie! È un progetto che portiamo nel cuore, è quello di migliorare la qualità dell'ambiente nel quale vivono i bambini. E un'idea è quella di utilizzare questa struttura, che è all'interno dell'area del centro inutilizzata,
ristrutturarla perché le ragazze e i bambini più piccoli possano vivere in questo ambiente, alleggerendo così la vecchia struttura e facendo attività, opere che buongiorno, necessitano, sono urgenti. Lo portiamo nel cuore, le difficoltà sono sì, molte, sì, economiche, ma anche di relazione con il governo. E la proprietà di questo stabile. Speriamo che anche questo possa anche al più presto essere compiuto per migliorare la qualità dell'ambiente e insegnare anche la cura dell'ambiente ai bambini. Grazie. Ecco, sul centro Zulianello un po' tutta la prospettiva di quello che avete visto, presente, futura, che ci coinvolge. E adesso per continuare vi presentiamo un altro aspetto della nostra missione qui, che è la pastorale giovanile, in particolare quella vocazionale, e anche la collaborazione che abbiamo con il centro Caritas, dove Suor Rosalie lavora quotidianamente. Un centro Caritas è un centro per la salute, per l'assistenza sanitaria. Allora, vediamo di recuperare. Come già sta introdotto, siamo nell'area del pastorale giovanile vocazionale che include l'educazione dei giovani nelle aree catechetica che accompagniamo a livello diocesano, a livello locale, che noi stiamo collaborando con i frati nell'educazione di questi giovani per il loro futuro. Quindi la scelta di un reale discernimento per un cammino primariamente cristiano e dopo secondo la scelta che ognuno di loro farà. E qua stiamo nell'area di collaborazione con la diocesi, nell'area proprio sanitaria. Qua è un'immagine che nel marzo, 11 marzo di 2019, dopo che hanno chiuso questo centro per questione di organizzazione, hanno riaperto. Il vescovo della diocesi si è andata e ha dato questo spunto di avvio di nuovo assistenza. E qua quando sono venuti i nostri volontari giovani di Padova, quindi anche loro hanno sentito questo abbraccio della nostra missione e venivano a dare un mano a noi. E come avete visto nella prima video del Sor Liliana, anche i nostri bambini del centro vengono per ricevere una cura non di alto livello, ma quando hanno febbre, hanno il problema della pancia, quindi vengono per una consulta. E quindi nel sentito che stiamo collaborando come comunità. Come ho avuto l'opportunità di fare la formazione nell'area sanitaria, soprattutto l'operatore sociosanitaria in Calabria, Lamezia, e l'opportunità si è presentata e la comunità ha dato l'opportunità e stiamo facendo anche questo servizio di ascolto, di assistenza ai più bisognosi in questo area. Ecco, grazie alle nostre sorelle che ci hanno fatto fare un viaggio in questo paese, in questa missione, in questo primo pezzo. Se adesso qualcuno ha una, due, tre domande da fare, intercaliamo un attimo, poi passiamo ad un altro tema.
se c'è qualche domanda così immediata di su questi tre temi che abbiamo ascoltato, il centro Zulianello, la pastorale giovanile e il centro Caritas. Scusate, Jonathan sta andando a dormire e vuole un attimo salutarvi. Lui viene proprio da Mazzacongo, dal centro Zulianello, e voleva salutarvi da prima. Ciao! Ciao! Ti aspettiamo, abbiamo voglia di rivederti. Ciao! Ciao, ciao Jonathan! Jonathan, bene, ciao! Buonanotte! Grazie. Ecco, se c'è qualche domanda, volentieri. No, non è domanda, vorrei solo salutare le suore, salutare tutti lì. Sono adesso in Brasile, sono stata un periodo anche lì in Angola, ho conosciuto questa missione bellissima e voglio ringraziare per tutto il lavoro che loro fanno, le suore. Quando sono arrivate lì hanno dato anche una grande contribuzione, contributo molto bello. E perciò ringraziare proprio per tutto il lavoro che fanno. E vorrei capire se la vostra casa è pronta. Prossimo tema. La stiamo presentando. Ah, ok, ok. La presentiamo tra poco. Bene, okay. Grazie intanto, sì. Se c'è qualcun altro. Sì. Sì, ci siamo noi. Volevamo... Ti sentite? Mettersi in evidenza, sì, sì, Laura, ti sentiamo. Da dove chiami? Da dove siete? Siamo dall'Italia, da Sofì. Siamo dall'Italia. Ok, prego. Volevamo salutare le suore e dirvi che vi chiediamo da Facebook perché abbiamo messo più poco e ci tocca scollegarci. Però un saluto forte a tutti. Ciao, ciao. Ciao ragazze. Ok. Vi aspettiamo, avete promesso che tornate. Anche quelle sono. Bene. Qualcun altro? Buonasera. Sì. Sono Aristide De Marchi. Prego. Volevo salutare le Irmas. Ciao Antonia. Aristide chiama da dove? Da Castelfranco Veneto. Benissimo. Veneto, Italia. Ah, voi siete i volontari, i famosi volontari. Siamo Aristide, i volontari. Hanno fatto un percorso con gli psicologi, sono venuti due volte a farci un accompagnamento, una formazione al centro Zulianello. Quello con cui è andato via Sofia? Sì. Ecco, sì. E un saluto anche al Frey. Sì. Con sempre che l'ho visto e non lo vedo. E poi anche a Fra Marco, che dobbiamo vederci, perché siamo più vicini qua. Bene. Ciao Frey. Sei come un fantasma. Eccolo qua. Ecco. Adesso, come si chiama la capra? Volevamo salutare anche noi, tutte le suore, e siamo desiderosi di vedere la casa, come sarà. Ecco, sì, sì, il prossimo tema sarà la casa. Un saluto, dai Gloria, saluta la zia. Ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao Viviana, ciao. Noi chiamiamo dall'Inghilterra, da Woking. Bene, se non ci sono altre domande, allora passiamo al prossimo tema, poi i saluti li faremo anche verso alla fine. Poi. Per me sono una piccola domanda. Sì, prego. In tu questo momento lì? Difficile, perché lì è la mia città di nascita. Tu sei, ti chiami? Ti presenti a tutti? Padre Pedro Sampaio. Voilà. Bene, ciao, Padre Sampaio, che allegria averti. Sono proprio ordinato da 10 anni fa in questa diocesi. Ah. Allora sono qui a Roma, ho ricevuto questo invito. Comunque sto seguendo il vostro programma. Allora, per sapere come stanno le cose in questo momento difficile da pandemia, se avete aiuto con il governo provinciale, le maschere, tutto quanto che riguarda la sicurezza. Guarda, Padre Sampaio, possiamo dirti e affermare quasi con un po' di
Siamo state vaccinate tutte e quattro, abbiamo ricevuto il vaccino in questi giorni e per dirti che a noi sembra che Angola abbia agito molto bene, credo seguendo un po' la prassi anche dei paesi, soprattutto penso Portogallo, comunque ha guardato molto all'Europa per via di come difendersi dalla pandemia. E fin dall'inizio le norme di sicurezza sono state applicate rigorosamente, direi. Abbiamo fatto stato di emergenza, stato di calamità, è stato tutto un periodo maschere obbligatorie, evitare... Sì, sempre i decreti, no, che hanno accompagnato, presidenziali, che hanno accompagnato passo a passo. Ultimamente c'è un po' di preoccupazione perché è vero, i vaccini sono arrivati, stanno vaccinando, dando priorità, no, alle fasce... così un po' sia chi è più nel servizio pubblico e anche poi a partire dalle persone più a rischio, però c'è un po' di stanchezza adesso da parte anche delle persone che si stanno un po' stancando di usare maschera, di osservare appunto le misure, perché l'impatto è stato molto diverso effettivamente, le misure sono state molto forti, ma l'impatto della pandemia rispetto, per quanto conosciamo, rispetto a quello che è stato in Europa, è stato molto diverso. E quindi forse anche questa stanchezza, un po' anche la crisi che è venuta economica, che è venuta a seguito di questa pandemia, le persone si stanno un po' lasciando andare quelle norme che invece sarebbero ancora necessarie per prevenire. E il governo sta tentando di reagire a questo, di richiamare l'attenzione, perché già si parla appunto di varianti, a Luanda sembra che già alcune presenze, la variante inglese, la variante sudafricana, l'India che fa paura, insomma ci sono, sembra alcuni ancora, alcune, e i casi sono aumentati, nonostante è vero che il testaggio non è fortissimo, non fanno molti test, è vero anche che la gente si muove molto meno, perché Luanda è stata praticamente chiusa da più di un anno, non è possibile l'accesso se non attraverso i test, quindi in entrata, in uscita e ancora in isolamento sanitario. Perciò ecco, tutto questo ha creato, comunque secondo, dal nostro punto di vista, Angola ha fatto del suo meglio e ci sembra che il governo abbia agito veramente molto bene per difendere la popolazione. Sì, sì. Okay, grazie. Sì, molto bene da un punto di vista sanitario. Credo che la popolazione soffre di più la conseguenza economica, quei piccoli mercati, quelle piccole compravendite che soprattutto le donne, con le quali le donne sostenevano le loro famiglie, hanno sofferto molto. E è questo, credo, che sia la fatica più grossa di questo momento. Più che la malattia, io l'ho scritto anche, fa paura la fame, la mancanza di lavoro, la difficoltà di sostenersi economicamente. Ecco, però da un punto di vista sanitario sono intervenuti e seriamente anche. Grazie della presenza. Di nulla. Ti aspettiamo di ritorno. Ah sì, 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 quando finirò la tesi del dottorato, così ritorno. Certo. Volevo fare una domanda. Sì? Quei ragazzi che abbiamo visto, cosa sono? Orfani, cosa sono? Dottor Cervini, benvenuto. Dunque, questi ragazzi sono ragazzi che sono, li chiamiamo in condizione di vulnerabilità, perché sono stati allontanati dalla famiglia per vari motivi. Uno dei motivi è l'accusa di stregoneria, e è reale, non possiamo sottovalutarla, è reale, ma molto spesso è conseguenza di un disordine familiare, muore la mamma, il padre riceve un'altra donna in casa, il bambino fa fatica a essere accolto. E siccome in Africa i bambini sono un valore, allora non si possono allontanare così, allora nasce questa accusa oppure dei sogni. Di fatto il bambino si trova solo e quando viene allontanato dalla famiglia, purtroppo viene allontanato dalla sua unica sicurezza. Il centro accoglie, pensa a tutto in questo momento, cibo, vestiario, parte sanitaria, parte scolastica. Anche la situazione della tratta.
Sì, e poi siccome siamo vicine al confine col Congo, c'è un buon numero di bambini che vengono passati o dal Congo vengono in Angola o dall'Angola verso il Congo senza documenti, senza accompagnamento, e lì non si sa bene che cosa è, se è tratta, se non possiamo anche drammatizzare le cose senza avere grossi elementi. Però rimangono, se la polizia interviene, di solito l'adulto fugge e i bambini che non hanno documenti vengono accompagnati nel nostro centro. Uno delle attività, un altro desiderio che abbiamo avviato è la ricerca della famiglia, è mantenere vivo, perché adesso hanno i telefoni, hanno i telefoni, sì, i numeri dei telefonini, mantenere vivi quei rapporti che ci sono, un genitore, uno zio, un nonno, un vicino di casa. Abbiamo avuto un caso di un bambino che è stato riaccolto da un vicino di casa, ha mantenuto la famiglia attraverso i servizi sociali, l'organo INAC, si procede e si cerca, ecco, la soluzione. Però orfani o di padre o di madre, la famiglia africana è molto più allargata, non è solo padre e madre, molte volte sono i fratelli, le sorelle, e così, ecco, si cerca di mantenere queste, o di creare, di ristabilire un po' questi rapporti, quando è possibile. Ma ci sono casi che non si sa proprio niente, perché gli adulti sono fuggiti e i bambini erano troppo piccoli per dare elementi, Così. Volevo chiedere, dopo i 18 anni questo problema della stregoneria rimane oppure dopo riescono a... No, il problema permane sempre, di sottofondo, è un po' legato al fortissimo senso religioso che c'è, per cui, e è anche, no, non dobbiamo demonizzare tutto, io credo che dobbiamo scavare in queste cose e scoprire anche un certo senso positivo, valorizzare, tirar fuori quello che è di buono anche in questo senso. Rimane il rischio di essere accusati di un rapporto col mistero in forma grande, permane sempre. Dopo i 18 anni invece quello che si cerca è di avviare alla vita, aver preparato con un lavoro, trovare la casa, trovare forse quei legami con qualche zio, con qualche familiare che c'era, in maniera che il ragazzo possa appoggiarsi pur creando l'indipendenza, continuare la scuola. Ecco, questo, anche quest'anno sono usciti 5 ragazzi, si è cercato attraverso l'attività specifica di Suor Lourdes di accompagnare e di avviare con un lavoro. È stato difficile, hanno fatto dei corsi, non è stato tutto così facile e brillante, però dei passi sono stati dati. Le situazioni sono complicate. Non so se ho risposto, dottor Cervini. Devo fare un'altra domanda. Ho sentito che siete lì vicino al confine col Congo. Sì. Noi siamo stati colpiti dal fatto che lì sia stato ucciso quel nostro ambasciatore. Voi risentite di questa situazione politica, non so, di... No, almeno noi qua, così, per quella che è la nostra vita quotidiana, non risentiamo di questo. Quando abbiamo detto che è un paese militarizzato, dobbiamo dire anche che è molto controllato, per cui c'è un controllo, lo Stato c'è, è forte, è presente. Questo ha i suoi aspetti di limite e ha i suoi aspetti positivi. Il Congo è poi un paese così infinito, così grande, che era un'area si sapeva che quest'area dove è successo questo dramma era un'area pericolosa. Noi ci sono delle tensioni un po' con il rapporto col Congo, come è stato, ma non risentiamo.
quello che possiamo risentire è che era un grande popolo, è il grande regno del Congo, comprendeva l'Angola, il Congo, e si estendeva moltissimo, per cui la popolazione non ha molto questo senso del confine, per cui viene, molto spesso non hai documenti, non hai soldi per fare i documenti, e questo crea un po' di difficoltà, un po' di tensione. Qui adesso ci sono molte persone che provengono dal Congo, come in passato c'erano molti angolani che erano in Congo, per cui c'è questo scambio, però di grosse tensioni a livello militare o politico o così non ne avvertiamo, mi sembra. No, c'è ordine, per quello c'è ordine. Bene. Possiamo passare allora al tema della casa missionaria tanto attesa. Ecco, allora la parola ancora alla comunità su questo tema della casa missionaria. Sì, vi facciamo vedere. Scusa, anche a Francesca, poi dopo se vuole. Vale. Sì. Vi facciamo vedere una presentazione in PowerPoint che racconta un po' i passi e anche un po' i motivi, gli obiettivi di questa nostra casa, che per noi è stata una grande avventura. Da Sor Fatima, se riesce a condividerlo e a seguire un breve video di come, brevissimo, ma di come oggi è finalmente praticamente quasi finita, e speriamo di poter entrare un paio di mesi poter entrare. Abbiamo scelto alcuni verbi un po' che ci aiutavano e ci aiutano anche a spiegare, a raccontare, ecco, che cosa rappresenta per noi la casa. Cinque voci del verbo costruire. Era anche un progetto che il Consiglio Generale aveva avviato per aiutarci a costruire la casa, anche perché i fondi non erano poi... Si stava vedendo, eccolo. E quindi abbiamo avuto così tanti piccoli e grandi segni della provvidenza. Il primo è stato che il terreno della casa ci è stato offerto nel momento in cui appunto ci siamo mosse per cercare un ambiente, uno spazio dove poter costruire. Maturata la scelta e la decisione di costruire, il sindaco di quegli anni, che adesso già non è più lei, era una signora, qui si dice una signora della Chiesa Cattolica, perché ci sono tante chiese, quindi anche gli amministratori, funzionari, giusto, possono essere appunto perché anche qui è molto importante a chi si appartiene, no? A quale gruppo, a quale chiesa. E quindi lei era una signora appunto della nostra chiesa e aveva una grande simpatia anche per le suore, per i bambini del centro. Il centro ha favorito anche in questo caso un'amicizia con lei, e perciò ci ha offerto questo terreno in una zona che si chiama Bella Vista, e che è 50 per 50 metri quadrati, 2500 metri quadrati. E quindi un bel terreno, un bello spazio. I primi anni ci siamo occupate subito dovevamo occupare l'area, quindi cintarla, e poi due anni successivi, nel 2017 abbiamo fatto il muro di cinta, e solo nel 2019 abbiamo cominciato a costruire. E questi sono i verbi, appunto: porre le basi, fare luce, comunicare, proteggere, custodire. Per noi la casa rappresenta un po' tutto questo. Porre le basi, perché è stato la possibilità di... Forse Fatima, prova a condividerlo, perché vedo che probabilmente il PowerPoint non risponde. No, non mi... Non... Provo, se avete un momento di pazienza, perché ci sono delle foto che probabilmente anche le persone, alcuni che ci sono, si possono riconoscere.
e anche perché fa parte un po' della storia, se avete... Diverse delle persone che sono collegate oggi con noi hanno partecipato in questo progetto in diversi modi. Ok. Vedete? Vediamo se... Si vede? Sì. Ok. Progetto della casa missionaria, porre le basi, fare luce, comunicare, proteggere, custodire. Perché costruire? È stata una delle prime e fondamentali domande che ci siamo fatte. E alla, cioè, la risposta è stata che vogliamo rendere questa nostra presenza nella realtà di Mbanza Kongo e anche per collaborare alla crescita e allo sviluppo spirituale di questo popolo, con una stabilità, per poter consolidare questa presenza, e quindi la casa rappresenta un po' un punto fermo. Questa è una delle prime foto, questo è il terreno, stavano facendo ancora il muro di cinta. Qui è stato uno dei momenti in cui anche i GRIM, che è stato questo gruppo di volontari, lavorano in Africa, hanno fatto molti... un'associazione fondata da un sacerdote bresciano che ha fatto molti campi di lavoro proprio per costruire cantieri, e quindi hanno fatto grandi, grandi opere e si sono resi disponibili anche per fare la nostra casa, per collaborare quantomeno. E quindi qui eravamo già sul terreno tentando di... il muro di cinta era finito e si tentava di studiare il progetto per poter intervenire. E questo già è stato nel 2019, all'inizio, prima che la pandemia bloccasse tutti e tutto, è stato il secondo gruppo, qui vedete Roberto, è uno dei volontari del secondo gruppo dei GRIM. Erano previsti tre gruppi di lavoro, gennaio, febbraio, marzo 2019, sono riusciti 2020, 2019 abbiamo iniziato con Ottorino, poi 2020, e sono riuscita a venire a gennaio, a febbraio e poi marzo. Hai spento il microfono, Sor. Mi sentite? Adesso. E quindi, ecco, sono riuscita a fare almeno questa esperienza. Porre le basi, ecco, per porre le basi ci hanno aiutato diverse persone, principalmente Francesca, che è grande, che poi gli passeremo la parola così. Ecco, Francesca che è architetta, architetto di Sassari, gran amica dei frati da molti anni, conosceva l'Angola molto prima di noi, e ha fatto già, conosceva Mbanza Kongo, e quindi Ottorino Ronconi, che è stato uno dei volontari che per più mesi ha accompagnato i lavori fino proprio alla costruzione completata con il tetto, è riuscito a venire con altri due volontari coraggiosi durante la pandemia, e hanno affrontato il rischio anche di un viaggio pesante con quarantene e tutto quanto per poter essere qui ed aiutarci. Non è... E poi abbiamo trovato un mediatore locale, un professore della scuola che fin da subito si è reso disponibile ad aiutarci e anche appunto a mediare con le istituzioni, si chiama José, e un gruppo di costruzione, un gruppo edile, il cui capo costruzione è Jaime Mpangu. Tra l'altro lui si è formato in Congo, e poi, ma vive alla sua famiglia proprio al confine tra Angola e Congo. E poi tantissime persone che veramente hanno creduto a questo progetto, familiari, amici, conoscenti e comunità. Questa foto vedete Francesca, vedete José e Eliana e Mario Draghi, che è un altro, non è il Mario Draghi, non so, Mario Draghi omonimo, che è anche lui un volontario che è sempre venuto in questi anni ad aiutare le missioni dei frati. Ecco. Qui è Ottorino, l'ultima grande fatica del container che conteneva il tetto, è arrivato dall'Italia, nonostante la pandemia, con una precisione, partito ad aprile, arrivato a maggio, sdoganato, cioè è rimasto fermo 3-4 mesi, fino a che questi coraggiosi si sono animati per venire a completare l'opera.
E poi ecco appunto, vi accennavo che ci teniamo a ricordare un po' i volontari del Green, soprattutto di questi due gruppi di lavoro. L'associazione GLASM, la Metal System, la Pet Scholar sono stati imprese, anche ditte che hanno sentito ecco, questa, così il desiderio di partecipare e di condividere con solidarietà ecco, quello che, dei contributi. E quindi tanta generosità, tanta solidarietà, tanta provvidenza e in grandi e piccoli gesti, perché dai piccoli contributi a quelli più, più generosi sono stati veramente tanti. E qui ecco l'esperienza della casa per noi è stata un'esperienza di integrazione. In realtà volevamo che questa casa non fosse solo di mundelle, come li chiamano qua, dei bianchi, ma che fosse in realtà un'espressione di relazione, di integrazione, di incontro. È stato molto faticoso trovare, cioè nelle forme di costruire, di la comprensione della lingua, riuscire a capirsi, ma i ragazzi hanno accettato, ecco quello che vedete qui è il gruppo dei ragazzi che ha lavorato lì e questo era il gruppo arrivato dei Grimm e con tante fatiche, ma è stata una bella sfida. Ancora oggi si sentono, scrivono per WhatsApp e insomma si sono creati anche dei legami di amicizia. Ecco, questo Ottorino Ronconi è il nostro serraliere, il nostro saldatore che lo fa. E questa è una foto di gruppo dell'ultimo tratto praticamente a tetto completato, quindi quando ormai il lavoro era finito e finito, però ecco la struttura in sé era completata con grande soddisfazione da parte di tutti. E qui non c'è Ottorino perché ha fatto la foto, ma tanta riconoscenza e gratitudine va proprio a lui. E quindi fare luce, questa porta aperta un po' su questo terreno, era appunto dirvi che i discernimenti sono stati tanti per noi, ci siamo confrontate tanto per arrivare a decidere di fare questa casa e anche di condividerla con le comunità, con la chiesa locale. E questa è stata la prima visita di Madre Fatima, e la seconda già con ricordiamo che in questa visita avevamo sparpagliato per il terreno le medagliette della Madonna Miracolosa, che Madre Giovanna aveva una grande devozione per questa medaglia. E con la casa vuole essere questo, uno spazio per comunicare, per costruire relazioni, per il luogo dove la comunità vive la sua vocazione e la missione, che si apre all'accoglienza, alla testimonianza di far conoscere Gesù anche in questa terra con questo popolo. E qui ecco, per dirvi, i volontari che arrivano, ma anche incontri che fino ad oggi eravamo costrette a fare o dalla missione dei frati oppure in altri luoghi, che però non era, nella nostra casa attuale non era assolutamente possibile accogliere le persone. E quindi ecco, questa casa ci permetterà di fare questo principalmente, di proteggere e custodire le giovani aspiranti che il Signore ci sta affidando, che è un bel gruppetto di ragazze che si è formato, i giovani e le famiglie che potranno vivere tempi di formazione e condivisione, di vita, di preghiera, le suore e le volontarie che avranno il desiderio di visitarci e lì poter crescere, allora far emergere il carisma, ecco, in questa, mettere un piccolo seme in questa terra che pensiamo vada protetto, custodito, aiutato a crescere. Questa è una nostra suora Esther che è venuta a condividere due mesi di esperienza missionaria, Sofia, nipote di Suor Rosa che pure è venuta a condividere un'esperienza, Francesco e Francesca e tanti altri che non era possibile inserire. E, ecco qui la foto durante la costruzione, alcune fasi successive, i pavimenti, il tetto, il controsoffitto, le porte. Le porte viste nascere dalle tavole di legno, è legno qua, e questo è José, che tra l'altro è uno dei ragazzi che lavora come falegname. Io falegname, sì, e abbiamo scoperto anche questa sua, e praticamente insieme ad altri due falegnami sta facendo tutte le porte di casa. Ecco, e per concludere un minutino, è proprio il video finale, adesso Fatima ti chiedo se lo puoi mandare tu, è proprio il... oggi, ecco, oggi è ancora diversa, 2 giorni fa era così.
Scusa, faccio vedere il primo, tutte e due o soltanto uno? No, solo il secondo, credo, sì. Sembra che per l'orario. L'altro può anche girare. Oggi è già si sta cominciando a pitturare l'altra parte, ormai sì, è proprio alle battute finali, quindi ecco, speriamo davvero di il prossimo collegamento che faremo di parlarvi dalla nostra casa nuova. Ecco, non so se anche Francesca o qualcuno che è stato coinvolto in prima persona. Il tempo ormai sta correndo veloce, però due parole, così anche dell'esperienza fatta nella costruzione di questa bella casa.
Beh, proprio due parole, per me è stata un'esperienza bellissima, perché io mi ricordo ancora la prima volta che ho conosciuto le suore, che erano venute, non so se forse periodo di Pasqua, per vedere la missione, e io ero lì a Mauza Congo, e veramente ho pregato che decidessero di venire a Mauza Congo, quindi poi poter partecipare al progetto della casa missionaria è stato bellissimo, e poi le ringrazio perché a distanza ho potuto seguire tutti i passi, ed è bello quello che ho letto, proprio una casa per proteggere e custodire, quindi penso che nasceranno tante, tante belle realtà da questo. Grazie. Speriamo, sì, davvero. E non so se lasciamo adesso una o due domande al massimo, poi passiamo al tema dopo, perché sarebbe ancora tantissima roba da fare. Se qualcuno ha qualche domanda, se no passiamo. Ciao, Francesco, vai. Vi volevamo un attimo salutare anche noi. Bravissima l'architetto, brava, brava, un Francesca. Capolavoro, e niente, ci fa tanta tanta gioia, ci dà a vedere queste immagini, perché è bello vedere un progetto che va avanti così bene e che continua a crescere, perché vederlo, noi sono passati poco più di 2 anni, però è veramente, si è trasformato, e siete veramente brave, complimenti. E la domanda è questa, ma alla festa di inaugurazione e d'apertura ci invitate tutti? Con la corona Covid permettendo siete tutti invitati. Lumi, ti è piaciuta? Tantissimo, tantissimo. Sono molto emozionata veramente di vedere tutto questo che è nato. E che ero, mi sono proprio emozionata, no? Che eravamo lì insieme, no? A immaginare tutto questo, no? E così l'Africa è nel cuore. Sono qui in Brasile adesso in missione, no? In altro, tutt'altra cosa, però molto contenta, no? E anche a ringraziare per le suore, per Fred Danilo, no? Che veramente ci ha sempre accolto lì, e vedere questa meraviglia che ci unisce, no? Tutti, in tutto il mondo, no? Questo vivere per questa costruzione di questo mondo più unito, no? E mi dà tantissima gioia, no? Perché tu vedi la missione, questo mi piace, no? Che la missione di uno è la missione dell'altro, no? Quello che diceva anche la... Non tanti che dicono quello che tu puoi fare io non posso fare, ma quello che io faccio tu non puoi fare, perciò in questo darci le mani, no? chi può dare, chi può ricevere, chi può fare, chi può pregare, chi può piangere, chi può cogliere e chi può piantare, no? E perciò tutti siamo indispensabili in questo, no? Ma io ringraziare veramente anche la vostra congregazione, no? Per questo passo grande che anche ha fatto di mandarvi lì e di credere, no? Che siete veramente, che il carisma può andare avanti, noi, i nostri carismi, dove siamo, come possiamo sempre essere quelli luce per il mondo, no? Grazie, io sono molto contenta, e chissà, mi piacerebbe tanto essere per l'inaugurazione, ma Dio lo sa, no? chissà. Ma siamo insieme. Vi faremo sapere, ma volevo approfittare anche di, perché tra le ma poi in realtà hanno fatto una parte molto importante, i frati ci dicevano, ma i frati sono stati un grandissimo appoggio per noi, e c'è Fred Danilo, questo progetto anche Lumi mi ha svegliato in questo per poter dire che veramente credo che tante cose che sono state possibili anche con l'aiuto dei nostri frati cappuccini, perciò approfittiamo adesso anche per ringraziare ulteriormente Fray Danilo, i volontari sono sempre stati lì e tutte le relazioni che si sono costruite anche grazie a loro. Volevo fare una piccola battuta io. State attente che tra un paio di mesi, 2 o 3 mesi, vengo io a verificare che tutto sia andato per bene, né?
mi raccomando, perché mi sa che ci vedremo ancora. Oh Piero, ti aspettiamo, una promessa, eh? Siamo d'accordo col vescovo, dobbiamo fare una... Ah, ecco, voi siete pericolosi col vescovo. È una scuola lì alla periferia di Manza Kongo. La Francesca sa tutto. La Francesca, esatto, io vi aspetto, questa è una promessa. Il container è in viaggio. Esatto, ce l'hanno fatto vedere. Otto me l'ha fatto vedere, mi ha mandato il filmatino. No? Quindi occhio, che arriviamo. Va bene, vi sopporteremo ancora un po'. Ecco, non so se Fra Alfonso vuol parlare, vuol prendere la parola. Alfonso è Danilo, forse che sta usando. Forse è Fra Danilo che sta usando il tablet o il computer di... Ok, lasciamo la parola allora a Fra Danilo. Non so. Basta. Ecco. Lei? No, non so però se è lui o se è stato un... Forse no. Penso che puoi continuare, Rosa. Va bene, ok. Tanto abbiamo tempo anche... Tempo, insomma, sì, tempo ce n'è meno, ma... Io lascio la parola a Sor Chiara, che ci presenta... Il progetto di... Guarda che c'è Frey che sta parlando a microfono chiuso. Ah, Fra Danilo, si bisogna aprire il microfono, se no non sentiamo quello che dice. Alfonso, da là, devi aiutare. No, il microfono è sempre spento. E intanto che Fra Danilo apre il microfono, parlo io? Lui... Sì, mi sentite? No. Io non sapevo di questo nuovo progetto. Penserete di farlo senza di me? Ciao a tutte. Ciao, sono Stefania. Ciao, sono Liliana. Luigi è uno dei volontari del Green, del primo gruppo. Ah, che... Bene. Ho fatto il grosso. Che ha liberato il microfono. Mi sentite? Sì, adesso sì. Prego, prego. Allora do la parola fra Afonso. In primo luogo agradezco l'opportunità, né, di questa riunione familiare das irmãs do Verbo Encarnado. Fra Afonso ringrazia a tutti per questa riunione familiare con la grande famiglia delle missionarie francescane del Verbo Incarnato. Che bello. Quindi ci invito a salutare a tutti con un abbraccio francescano di pace e bene. E desidero salutare tutti con l'abbraccio francescano di pace e bene. Estamos pronto, felizes na medida em que as nossas irmãs vão dando passos, quer na pastoral, quer na construção da residência e quer também em outras atividades pastorais. Pronto, para dizer que até agora estamos andando de mãos assim, juntos, como Francisco e Clara. Ringrazia tutte le attività pastorali del centro. Per la grande collaborazione che c'è tra la nostra comunità di Sicilia e la comunità del suore. Mi sentite bene o no? Sì. Ecco, Fra Alfonso ringrazia per questa collaborazione che è molto simile all'amicizia che c'era tra Francesco e Chiara di Assisi. Ah, che bello. Grazie. Grazie a voi. Bene, allora passiamo al prossimo tema, che è appunto questo bellissimo progetto degli studenti universitari, e lascio la parola allora a Sor Chiara. Ecco, allora approfittiamo della presenza con noi di Faustino e di Visa, che sono due giovani originari di Mbanza Kongo, proprio cresciuti
alla missione di Imbanza Congo, che ora hanno fatto tanta strada, perché sono arrivati in Italia, in particolare a Verona, e stanno frequentando l'università, proprio anche grazie a un progetto sostenuto appunto da voi, e di questo vi ringraziamo. E adesso, visto che il tempo stringe, gli diamo subito la parola, così ci raccontano dalla loro viva voce la loro esperienza. Ecco, lascio la parola a Lisa e Faustino. Ciao a tutti, mi chiamo Visa, sono angolano, sono appena arrivato qui a Verona, sono venuto qui per studiare, quindi sto imparando l'italiano, non ho molto da dire, ringrazio a tutti, sono veramente contento e felice di vedervi. E quindi lascio la parola a Faustino. Mais velho, è giusto. Allora, non voglio ripetere. Allora, buonasera a tutti. Faustino, cognome. Che ha completato Canda? Nome. Mais conhecido in portoghese come coração. Cuore. In italiano, ok. Allora, ho appena saputo, cioè voglio scherzare un po', ho appena saputo che ha compiuto Wakanda Faustino è il nome più bello del mondo, quindi... no, scherzo. Scherzo a parte. Allora, parlando dell'Angola, cioè la mia esperienza a Verona è cominciata nell'anno 2018. Ho fatto il primo anno, secondo, terzo anno, cioè... Sono già nel terzo anno, sto per laurearmi. Quindi in questo periodo sto preparando la tesi e per fare anche il tirocinio. Direi che è una bellissima esperienza. Un angolano che parla portoghese, chi congo, lingala, altre lingue, però è qua per imparare l'italiano. Quindi sto ancora imparando, è un processo. Perché non siamo ancora alla perfezione, cioè non si arriva mai alla perfezione, però pian piano si impara, pian piano si va avanti. E direi che non tutti, ma ho trovato delle belle persone, delle brave persone che mi hanno dato, cioè tutti, prima cosa alle suore, seconda all'università, cioè la direzione dell'università, dello USV, dove studio io, l'Università Salesiana. Mi piace, però dopo di finire la mia tesi, la laurea, dico, penso di tornare, cioè questa è la probabilità, al 95% quella di tornare, per dare una mano, perché ho appena saputo che Angola ha più bisogno di me che Italia, e quindi cioè, il mio focus è quella di tornare nel mio paese, perché... Non che non amo Italia, ma amo anche Angola. Quindi, insomma. Sì. Ecco, appunto Faustino diceva, no, che ringrazia l'Università Salesiana. Questo progetto nasce da una collaborazione con l'Università Salesiana, visto che ha dato borse di studio e continua a dare la possibilità a giovani di appunto di frequentare corsi come loro di comunicazione stanno facendo, e appunto con questo anche impegno e entusiasmo anche nel portare quello che qui hanno imparato e anche condiviso con la gente del posto proprio in Angola. Questo ce l'avete detto tante volte anche. Ecco, quindi grazie. Allora, mi hanno anche detto che c'è Franteca, padre Anteca, che voleva intervenire. Grazie a Faustino, a Lisa. Grazie. Ultima cosa. Mi hanno appena detto che Angola è il paese più bello del mondo, e quindi noi angolani siete orgogliosi. Grazie. Va bene. Ciao. Andiamo a Franteca. Franteca la parola. Faccia bene. Ciao Franteca, è un piacere vederti.
Ciao. Ciao. Come andiamo? Bene, bene, grazie a Dio. Scusatemi. Si invertono le cose, noi siamo in Angola e voi siete in Italia. Sì, sì. È bello. Sono stato cambiare perché sono stato in un posto dove c'era tanto rumore, no? Rumore. Per quello. Anzitutto sono proprio emozionato di sentirvi. Sentire soprattutto la storia di tutto quanto, no? Che è successo. Parlando forse con la Suor Fatima, io anche posso stare all'inizio della vostra presenza in Angola. E così per me è una grande gioia sentire i passi che stanno dando, anche sentendo fra Danilo, fra Afonso, quelli che dicevano a livello pastorale, a livello del centro, a livello della casa adesso, mi pare tutto è compiuto. Andiamo sulla formazione delle ragazze, che è quella che sarà la fortificazione della congregazione in modo particolare in Angola, no? A pari di quello che stanno facendo anche con i ragazzi come Visa e Coração. Così è una grande gioia proprio sentirvi e sentire i progetti che avete. Che il Signore vi benedica e continuate così. Io appena che avrò possibilità, anche se questa situazione di coronavirus, andrei proprio a Fiesola a salutare le suore. Ogni bene, Dio vi benedica. Grazie. Ciao, Angola. Grazie. Ciao, Angola. Che era il provinciale dei Cappuccini, appunto, che ha accompagnato i primi passi della presenza delle suore. Che ha accolto, sì. Adesso passiamo a un altro progetto che appunto è stato presentato, che è quello della mostra fotografica, e anche qui diamo la parola a Francesco e Francesca. È stata un'iniziativa di animazione proprio che ci ha permesso di fare un momento anche proprio di conoscenza, condivisione in Assisi e a Fiesole. E grazie appunto alla loro esperienza, alle loro foto. Magari se ci spiegate due parole, così facciamo un po' di pubblicità perché questa mostra possa andare anche in altre città. Devo dire grazie, lo dobbiamo dire noi senz'altro, siamo onorati perché è stata veramente una bellissima occasione sia partecipare alla missione. E quello che è venuto fuori è un po' il pensiero che ci ha portato a percorrere questo cammino in Angola e a scoprire che in realtà abbiamo portato tantissime più cose noi via dall'Angola, tantissime bellissime sensazioni, ricordi, conoscenze rispetto a quello che abbiamo portato noi. Però vedere che ancora c'è un ricordo molto forte dentro di noi, ma anche dentro di voi, delle esperienze che ci sono state quando ci siamo conosciuti, quando ci siamo visti, è proprio bello. E di giorno in giorno continuiamo a vivere il nostro cammino, perché ogni tanto ci sentiamo anche con Visa, che adesso è venuto in Italia, ma anche con Fra Danilo, è proprio bello. E devo dire, la mostra in realtà è una raccolta di immagini che abbiamo portato dietro dall'Angola. Non era un progetto voluto, quindi è nato un po' per caso, però visto che c'erano delle belle immagini che avevamo raccolto e anche dei bei video, abbiamo realizzato questo progetto. E devo dire, è stato anche nel realizzare questo progetto, devo dire, un po' la provvidenza ci ha sicuramente aiutato, perché non sarebbe arrivata la fine. No. E ci avete aiutato voi,
a svilupparlo, ma anche a trovare il posto giusto per organizzare le mostre. Ce ne sono già state due, una a Fiesole e una ad Assisi l'estate scorsa, e ce ne sarebbero altre in programma, e è tutto questione anche di Covid, un po' di possibilità. Però ecco, voi siete state bravissime perché ci avete aiutato molto nel portare avanti questa opportunità. E da quello che abbiamo visto, queste immagini riescono a trasmettere un po' le emozioni che abbiamo provato, e è un po' un'esperienza particolare, è come se un cammino all'interno di una parte di Angola che abbiamo portato qua in Italia, ecco. Sì, infatti siamo stati anche molto contenti di vedere gli amici o comunque altre persone che sono riuscite a percepire queste emozioni. E questo ci ha dato molta soddisfazione, devo dire, in primis, perché è sempre stato uno dei nostri sogni far capire, far vedere quello che abbiamo potuto vivere insieme a voi e farlo e mostrarlo agli altri, per dare anche il là e dire: ma perché non partire e andare anche noi? Sono state, devo dire, tante le persone che ci hanno domandato, e sono andate anche dalle suore, Suor Chiara, Suor Fatima, a domandare come fare. Quindi sono contenta anche di questo, devo dire, sì, perché questo è anche grazie a voi, perché questo noi abbiamo fatto, noi siamo stati un tramite, ma voi è quello che ci avete dato, quindi grazie di cuore a tutti per tutto, e abbiamo tanta saudagi, quello sì. Bene, grazie Francesco e Francesca, anche al Centro Missionario di Fiesole, che è stato un tramite, e anche per così la formazione. Adesso passo a Sor Rosa, perché qui il tempo vola. Sì, adesso c'era il tempo delle domande ancora, non so se ce ne sono, ma il tempo veramente sta scappando. Facciamo così, prima delle domande vi do due o tre comunicazioni brevissime sulla nostra Onlus. Così, la prima è questa, che si sta trasformando, diciamo, perché con le variazioni del terzo settore si trasformerà in una fondazione, quindi piano piano non ci saranno grossi cambiamenti, però ecco, stiamo procedendo passo passo per fare un po' tutta sia la burocrazia che i nuovi statuti, che tutte le cose che ci sono da fare. Comunque vi terremo informati se ci sono novità che vi riguardano più da vicino. La seconda cosa è che volevamo ringraziare per tutti quelli che hanno sostenuto il progetto ABC della nostra scuola Maldonado in Uruguay, per queste borse di studio per i bimbi più poveri, diciamo, che avevamo... preso insomma come progetto per la Quaresima, e veramente è stato molto sostenuto. E poi ecco un mezzo che per noi è molto importante, è quello del 5 per 1000. Ve lo diciamo anche per farvi promotori, so che ci sono 3.000 associazioni e sicuramente molti di voi già hanno destinazioni. Se sapete che qualcuno non sa a chi darlo, o comunque ecco, vuole partecipare, a noi davvero è un aiuto molto importante per sostenere i vari progetti in Angola, in Uruguay, in Brasile, in Bolivia. E quindi ecco, farvi promotori diventa un modo anche proprio per collaborare con la missione. Ecco, prima della preghiera finale, se qualcuno ha qualche domanda piccola da fare alle nostre sorelle a Mbanza Kongo, altrimenti... Buonasera. Vediamo. Ecco, ci si presenta? Chi? Francesca? Francesca di Brescia, da Chiari, in provincia di Brescia. Benissimo, sì. Benissimo. Ciao Francesca! Ciao, sono Stefania! Ciao! Sono felicissima di vederti! Anch'io sono molto felice di essere qua, sono molto felice di sentirvi, di vedervi e di partecipare di nuovo con voi. Mi mancate tantissimo, l'esperienza in Angola è stata
straordinaria ed è stata altamente formante e è stata una delle esperienze più forti della mia vita. Però ho voluto mettermi in audio per farvi una domanda. Avete ripetuto più volte il termine carisma. Non mi è chiaro il concetto, vorrei capirlo meglio. Che cosa intendete quando parlate di carisma? Ti passiamo, sono Liliana, credo che più adatta. Altra bresciana. Sì. Il carisma è un dono che viene da Dio e che dà un modo particolare attraverso il quale si vive il Vangelo. E c'è un fondatore che ha un carisma di fondazione e c'è un carisma di una comunità che segue e che percepisce, le persone percepiscono dentro di sé che aderendo a questa forma di vita, a questo stile di vita, rispondono a Dio e rendono compiuta la loro vita. Per cui le missionarie francescane del Verbo incarnato hanno una forma particolare per vivere il Vangelo, data da questo carisma che è dono di Dio, che è passato attraverso Madre Giovanna e passa ora attraverso ciascuna di noi, con la caratteristica personale di ciascuna di noi, creando comunità, creando preghiera comune, creando missione, servizio, carità in comune, progetti comuni. Ecco, questa modalità particolare di vivere il Vangelo è il carisma delle missionarie francescane del Verbo incarnato. Poi i carismi all'interno della Chiesa sono infiniti, come infinito lo Spirito e ciascuna, come infinito lo Spirito Santo, e ciascuna persona poi ha in sé, ha nella sua propria vita i carismi dati dallo Spirito. Comunque no, non posso tutta Francesca, magari riprendiamo poi il discorso. Grazie. Ma magari in Manzacongo. Infatti, Francesca, quando sei venuta ti sei persa, Sor Liliana, perché lei era in Italia quando tu sei stata qui, quindi ti allora, manca. Allora, il tempismo di Sor Liliana che mancava proprio quando ero lì io. Allora, non si fanno queste cose. Il prossimo appuntamento devi venire. Posso mandare un bacio anche a Suor Antonio e Suor Rosalì, che le vedo finalmente dopo tanto tempo. Un'ultima cosa, Suor Liliana, ma allora il carisma può essere definito come il talento comunitario, un talento comunitario che si esprime attraverso la collaborazione di chi desidera fare comunità e chi desidera stare sotto una certa regola che viene regolamentata dal fatto di essere comunità, può essere una cosa del genere? Io adesso teologicamente non sono preparata per rispondere, ma penso che una suora mi dica che non è preparata teologicamente, ragazze. No, ok. Ne riparleremo. Ecco. È una cosa molto interessante, vorrei capirne di più perché certo. La trovo molto interessante. Sì, sì. Bene. Tornerò e la spiegherete, va bene? Un bacio. Vi adoro, lo sapete, siete sempre nel mio cuore. Grazie. Ecco. Un saluto a Suor Rosa con la quale comunichiamo. Ciao, finalmente ti vedo. Ciao. C'è una domanda breve, maggiore che tu hai avanti. Il cognome Francesca? Ok. Hai capito adesso, ok. Bene, ho capito adesso, sì. Bene, qualche altra domanda? Se no, procediamo. Allora, prima della preghiera finale, promemoria per il prossimo incontro, che sarà fra due mesi, a giugno, il 23 giugno, e questa volta voleremo in Bolivia, quindi prenderemo l'aereo per la Bolivia. Quindi vi aspettiamo, sempre il link è qui sulla locandina, lo vedete, e se arrivate tardi, tra virgolette,
come qualcuno ha fatto questa sera, che noi arriviamo fino a 100 persone qui su Zoom, si può vedere in diretta su Facebook Francescane Verbo. Comunque magari lo metteremo sulla locandina anche. E infatti una quindicina questa sera erano su Facebook perché non c'era più posto qua. Quindi siamo stati anche contenti che eravamo davvero tanti. E niente, allora passo la parola a Suor Solange. Io vi saluto tutti di qui e per una preghiera finale tutti insieme. Ringraziamo a Dio per questo viaggio meraviglioso in Banza Congo, per tutta la comunità, per tutto il materiale che ha sido un presente per tutti noi, por ciascuno de voi que son un presente per noi. Y vamos a culminar con una preghiera, unas palabras de San Giovanni Paolo II. Ha sofferto una pequeña adaptación a quella orazione. Intento colocare. ¿Se vede? Sì, si vede. Ok. Oh, se foi. Ai. Stiamo vedendo Solange. Aspetta che se hai. È una orazione di solennità di Pentecostes del 2002. Maggio. Dice Padre buono e misericordioso, ti lodiamo per il grande dono della vita che tu concedi generosamente e custodisce dall'inizio fine alla sua fine naturale. Te rendiamo grazie per il tuo figlio Gesù Cristo che si fece uno di noi e diede de sua vita come buon pastore, per riuscirci nella Chiesa, la tua grande famiglia, e salvare gli uomini e le donne di tutti i tempi. Fa scendere su di noi la luce e la forza del tuo spirito, affinché conformaci nella fede e rafforzaci nell'amore. Viviamo in santità di vita e con gioiosa speranza l'impegno cristiano e missionario del nostro battesimo. Padre buono e misericordioso, ringiovanisci la tua Chiesa con lo zelo apostolico di comunità e dei gruppi cristiani per annunciare dentro e fuori il Vangelo di Gesù, luce e sapienza dei popoli. Proclamiamo con rinnovato impegno Cristo, vita, verità e vita nei diversi ambienti della società attuale. Padre buono e misericordioso, concedici i doni del tuo spirito come in una nuova Pentecoste. Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre nostra, e dei santi e sante. Amen. Grazie Solange. E niente, allora grazie a tutti voi davvero di questo bel pezzo di storia fatta insieme da tanti paesi, da tante persone, da tanti cuori. E adesso possiamo togliere i nostri microfoni e salutarci. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie. Ciao Danilo. Ciao Antonia. Ciao Manuel Gidio.
È stato bellissimo sentirvi. Ciao Faustino, ciao Visa. Ciao. 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 Ciao, ciao, ciao. Non ti sento buona pausa a tutti. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao. 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 Ciao.